A unire la musica popolare, il jazz e la musica classica a questo livello, devo dire che è una cosa veramente, è un bel punto di arrivo per me, ma a livello personale proprio. Il concerto per l'autismo ospitato dall'Anfiteatro Romano di Arezzo è stato un vero viaggio musicale. Concerto italiano, il titolo di un mosaico mediterraneo di stili, generi, tradizioni, autori dalla leggera al jazz, dalla lirica alla popolare. Lo spettacolo ha visto lavorare insieme Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Direzione Regionale dei Musei della Toscana e Spazio Seme. Che è servito a sostenere le tante attività create a sostegno delle oltre 100 famiglie della provincia con figli autistici che fanno parte dell'associazione Arezzo Autismo, ma anche le oltre 2000 persone autistiche con disabilità intellettiva che vivono in provincia. Persone uniche e speciali, afferma il presidente di Arezzo Autismo Andrea Laurenzi, ma troppo spesso emarginati e considerati solo per le loro mancanze e non per il contributo che potrebbero dare alla comunità. Il concerto è stato quindi un modo, grazie anche ai brani recitati, per raggiungere migliaia di concittadini che non ci conoscevano e che non sapevano cos'è l'autismo. Gioco a palla o l'Xbox. E cose come queste fanno di me una persona normale, suppongo. E io mi sento normale. Voglio dire dentro. Ma so che anche i ragazzini normali non fanno scappare via gli altri ragazzini normali fra urla e strepiti ai giardini, e so che la gente non li fissa a bocca aperta ovunque vadano. Se trovassi una lampada magica e potessi esprimere un desiderio, vorrei avere una faccia così normale da passare inosservato. Vorrei camminare per la strada senza che la gente, subito dopo avermi visto, si volti dall'altra parte. Mia sorella non mi considera normale. Lei dice di sì, ma se fossi normale non avrebbe tutto questo bisogno di proteggermi. Nemmeno mamma e papà mi considerano normale. Credo che l'unica persona al mondo che capisce quanto sono normale sono io. Mi chiamo August. Non mi dilungo a descrivere il mio aspetto, tanto a qualunque stiate pensando, probabilmente molto peggio. Questo era un brano tratto da Wonder della scrittrice Raquel Caramillo Palacio, perché normale non significa niente. Anche bello e brutto non significano niente. Sono espressioni primitive, nel migliore dei casi appartenenti a un gergo infantile. La normalità. Hermann Hesse diceva che in natura non esiste nulla di così perfido, selvaggio e crudele come la gente normale. Ed è vero. La normalità è psicotica. La normalità è la mancanza di immaginazione, la mancanza di creatività. Le persone normali non dicono mai quello che pensano veramente. Solo i pazzi e gli sprovveduti lo fanno. Quanti mostri, quante miserie, quante tragedie, quanta infelicità si nasconde dietro le facciate della normalità.